ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा anche a tutti i devoti, tutti gli amici che seguono da casa. Oggi leggiamo un articolo dal Back to Godhead, ricordiamo gli scopi di questa rivista: aiutare la gente a discernere la realtà dall'illusione, lo spirito dalla materia, l'eterno dal temporaneo, evidenziare i difetti del materialismo, offrire guida nelle tecniche vediche della vita spirituale, preservare e diffondere la cultura vedica, celebrare il canto dei santi nomi del Signore come insegnato da Sri Chaitanya Mahaprabhu e aiutare ogni essere vivente a ricordare e servire Sri Krishna, Dio la Persona Suprema. L'articolo che andremo a leggere oggi è di Hari Parayana Das Prabhu, discepolo di Sua Santità Radha Govinda Swami. Vive a Gainesville in Florida, Florida, con sua moglie Deva Sarita Devidasi e i loro due figli. L'articolo di oggi si intitola «Materiale o spirituale? La scelta è nostra». Le persone tendono ad ignorare le conseguenze logiche dell'avere fede nel materialismo. Il Ramayana narra di come Sri Rama fu esiliato nella foresta per desiderio della sua matrigna, Kaikeyi. Bharata, il fratello minore di Sri Rama, era lontano al momento dell'esilio. Al suo ritorno da Ayodhya, Bharata rimase sconvolto alla notizia che il suo amato fratello era stato esiliato e che il trono era disponibile per lui. Invece di impossessarsi del trono e godere dei privilegi regali, Bharat partì immediatamente da Ayodhya per andare in cerca di Sri Rama. Alla fine lo trovò e lo pregò di tornare. Quando Sri Rama rifiutò, Bharat riportò sulla sua testa i sandali di Sri Rama ad Ayodhya, li depose sul treno e governò il regno sul treno. Hare Krishna. Li depose sul trono, ovviamente, e governò il regno come servitore di Sri Rama. Che meravigliosa dimostrazione di una verità che possiamo illustrare a tutti. Le relazioni con i nostri cari sono più preziose di qualsiasi piacere materiale. Perché le relazioni ci soddisfano più di quanto possano farlo i grandi piaceri materiali? Nella visione scientifica del mondo, una risposta è che le relazioni sono un aspetto in evoluzione degli organismi viventi. Ogni simile ama il suo simile per preservare, proteggere e propagare la propria specie. Perciò, la felicità che deriva dalle relazioni è fondamentalmente un insieme di segnali chimici nel cervello, presenti perché le nostre molecole sono programmate per agire in un certo modo. Al contrario, la tradizione vedica ci insegna che sperimentare la felicità è un processo non materiale dell'anima. Il corpo è solo una macchina e quindi incapace di provare emozioni. Noi traiamo felicità dalle relazioni perché in quanto anime siamo intrinsecamente programmati per amare gli altri. Questa è la nostra qualità essenziale. Mentre nella visione evolutiva l'amore è sintomo di un desiderio egoico di sopravvivere e propagare la propria specie. La tradizione vedica spiega che un sintomo chiave dell'amore è il desiderio di servire gli altri in modo altruistico. La visione scientifica è quella spirituale di un'emozione, l'amore, cioè un aspetto significativo dell'esperienza umana, sono diametralmente opposte. In una visione, l'amore è un'emozione materiale che ha origine nelle molecole del cervello. Nell'altra, l'amore è l'essenza non materiale di un'entità non materiale, l'anima. Qual è la versione giusta?
Non è possibile risolvere questo problema con il metodo scientifico empirico. Vado a salvare. Questo perché il metodo scientifico richiede la misurazione empirica dell'anima. Questo perché il metodo scientifico richiede la misurazione empirica dell'anima, che viene descritta come invisibile e inconcepibile. Bhagavad Gita 2.25. È possibile realizzare direttamente l'anima, Bhagavad Gita 9.2, se si ha fede nel metodo del Bhakti Yoga, il servizio di devozione, Bhagavad Gita 9.3. Questa realizzazione richiede necessariamente pratica, sadhana, e fede, shraddha. E soltanto il praticante, sadhaka, sincero, può gradualmente percepire la verità. Questa percezione è necessariamente un'esperienza soggettiva. Al contrario, ci sentiamo orgogliosi dei progressi scientifici raggiunti nella comprensione della composizione molecolare della vita. Ma non abbiamo una spiegazione soddisfacente del perché, come macchine, siamo coscienti e capaci di scegliere di credere di essere macchine. Il problema è che l'attesa di una spiegazione empirica della nostra esperienza cosciente è un lusso che non possiamo permetterci. Il tempo a disposizione in questo corpo si sta esaurendo velocemente e ci sono ragioni per pensare che questa spiegazione non possa essere mai raggiunta. L'audio era giù, eh? L'hai rimesso, non c'era nessuna cuffia questa volta, eh? No, bisogna Beh, no, mi sa lo bisogna metterlo, l'ho tolto. E poi mettere la cuffia. Molecole o anime? Quindi, mentre affrontiamo i problemi più importanti della nostra vita quotidiana, a meno di essere illuminati spiritualisti, veniamo messi di fronte ad una scelta cosciente: scegliere di vederci solo come macchine fatte di atomi e molecole, o scegliere di essere qualcosa di più, di essere spirituali, non materiali. La scelta di accettare di essere solo materiale ha dei vantaggi percepibili. In questo tipo di visione, non siamo responsabili davanti ad alcuna legge trascendentale o ad alcun legislatore per le nostre azioni. Perciò dare il massimo valore alla nostra ricerca della felicità materiale può diventare lo scopo primario della nostra vita. Ma in realtà quante persone che accettano di essere solo atomi e molecole vivono secondo questo principio? Possono continuamente ricordare a se stessi che le loro relazioni sono inutili? I loro ricordi più cari sono solo segnali del cervello e la loro vita non ha scopo? Non è possibile che funzioni in questo modo. Il materialista potrebbe obiettare che vivere con queste contraddizioni è un aspetto evolutivo, cioè l'evoluzione ha naturalmente dotato gli esseri umani con l'abilità di ignorare i più elevati problemi dell'esistenza e di concentrarsi sulla sopravvivenza e la crescita numerica. Ad una persona intelligente, invece, il cui tempo non è completamente assorbito negli affari materiali, una simile contraddizione deve necessariamente causare disagio e suscitare un'infinità di domande. Sono davvero solo materia? Le mie relazioni sono veramente inutili? Davvero non esisto? Qualsiasi struttura coerente per interpretare la nostra esperienza quotidiana e per guidarci nel mondo richiede necessariamente delle risposte a queste domande, ma l'attuale visione scientifica non dà alcuna risposta utile. Questi problemi occupano settori marginali della ricerca scientifica, come la ricerca altamente speculativa sulla coscienza, e anche quelle sulla reincarnazione e sulle esperienze pre-mortem effettuate alla University of Virginia. Esse occupano invece un posto centrale nel corpo della conoscenza vedica che merita la nostra attenzione perché contiene risposte utili, logiche e non settarie. Come esempio, consideriamo le risposte alle domande sopraccitate che si trovano nella Bhagavad Gita. La Gita potrebbe essere vista come una teoria logica, molto simile ad una teoria scientifica, con tre postulati. Il primo. La Gita spiega che ciascuno di noi è un essere eterno, diverso dal corpo.
Il verso 2.13 della Bhagavad Gita, per esempio, afferma la distinzione con parole come deha, corpo, dehi, il proprietario del corpo. Il 13.3 fa riferimento a kshetra, il campo del corpo, e kshetragya, il conoscitore, ovvero proprietario del corpo, del campo. Il secondo postulato è: siamo parti della persona suprema, Krishna, come spiegato nel 15.7 della Bhagavad Gita. Il terzo postulato è: ognuno di noi è molto caro a Krishna nella propria particolare relazione con lui, come Arjuna, che gli è molto caro come amico. Tutta la filosofia della Bhagavad Gita può essere considerata una conseguenza logica di questi tre postulati. Cioè, ricapitolando, siamo distinti dal corpo. Siamo parti della persona suprema, tutti siamo molto cari a Krishna, abbiamo una relazione d'amore con lui. Significativamente, la Bhagavad Gita dà risposte chiare alle scoraggianti domande fatte sopra, che per tanto tempo hanno afflitto scienziati quanto filosofi. Per esempio, poiché non siamo materiali, non traiamo molta gioia dagli oggetti materiali di questo mondo. 5.22. La prospettiva della morte e della vecchiaia e della malattia, 13.9, è terrificante perché siamo eterni e queste sono estranee alla nostra vera identità. Abbiamo la propensione ad agire in modo indipendente e a godere, 13.22, perché Krishna è la persona supremamente indipendente e supremamente felice, 13.33, che gode con i suoi devoti. Abbiamo un desiderio naturale di amare gli altri e di trarre felicità dalle relazioni, perché anche gli altri sono parti della persona suprema, Krishna, 6.29. Cerchiamo il nostro perduto amore in questo mondo, ma i corpi materiali temporanei in cui abitiamo ci costringono ad affrontare la prospettiva di relazioni interrotte a causa della morte, 1.31, o peggio, per l'influenza del tempo. Peggio, eh? Le risposte della Bhagavad Gita come possono esserci utili nella nostra vita quotidiana? Se iniziamo ad effettuare l'esperimento del Bhakti Yoga, possiamo scoprire il potere di questo metodo. Veniamo subito liberati dalla tirannia dei nostri sensi più bassi, che ci tormenta, e diventiamo sereni. La filosofia profonda della Gita ci aiuta gradualmente a percepire la verità sulla natura temporanea del mondo materiale, e ci dimostra che non siamo adatti ad esso. Se eseguiamo l'esperimento sotto la guida di devoti, che con lo studio della filosofia e con la pratica hanno esplorato le profondità dell'oceano del Bhakti Yoga, evitiamo gli errori comuni che possono causare il fallimento dell'esperimento. E se perseveriamo con l'esperimento, possiamo realizzare Krishna. Quale scopo migliore per la nostra esistenza temporanea in questo mondo? Purtroppo oggi la parola spirituale fa alzare le antenne a molti intellettuali, specialmente agli scienziati. Sebbene non fosse così nel passato, per esempio viene in mente Isaac Newton. La scienza si occupa solo della realtà, questo è il ritornello, ma non bisogna confinare la realtà a quello che possiamo percepire con i sensi. Né la realtà deve essere prigioniera della nostra capacità di ragionare in modo logico. In ogni caso, se abbiamo dei dubbi sulla nostra vera esistenza, qual è il significato della parola realtà? Perché siamo così sprezzanti nei riguardi delle domande fondamentali sul nostro vero sé? Le risposte perfettamente logiche che ci offre la letteratura vedica possono essere potenzialmente corrette? Perché non valutarne le possibilità? Se no, quale danno ci può fare la nostra ricerca se l'alternativa è che non esistiamo affatto? È meglio che vivere nell'ansia sprecata in attività materiali che ci degradano. Hare Krishna. Bene. Ci sono commenti o domande da internet? Hare Krishna, Madhaji, Hare Krishna. Bene. Mi viene in mente solo una cosa. Io mi sono imbattuto almeno in un paio di occasioni in cui Srila Prabhupada disse che
che l'inganno perpetrato da un certo gruppo di scienziati materialisti, questo inganno, sarà presto, cosa succede un inganno? Smascherato. Si smascherato, grazie. Questo inganno sarà smascherato quando parlavano negli anni 70, nell'arco di 40-50 anni, diceva, non potranno ingannare tutti per sempre. Ossia, l'inganno è che la vita viene dalla materia e che siamo corpi, prodotti dell'evoluzione, e che quindi non c'è Dio, non c'è punizione, quindi non c'è peccato. E quindi le scritture vediche sono state scritture vediche come qualunque altra scrittura religiosa attualmente presente, sono formulate, scritte, elaborazioni di uomini e quindi non sono divine come dicono di essere, come si afferma che siano. E questo inganno sarà smascherato nell'arco di 40-50 anni da quando parlava, quindi veramente fra poco, insomma. Ok, grazie. Buona giornata cosciente di Krishna a tutti. E Shila Prabhupada ki jai. Back to Godhead ki jai. Nitai Gora Premanande. Hari Hari Bo.